La Sitaba conta 300 sezioni suddivise su tutto il territorio nazionale in 7 distretti. Siamo circa 11.200 soci, quindi una forza, una rete che opera, promuove, sostiene e coordina tutte le attività delle donne impegnate appunto nelle arti, nelle professioni e negli affari. Chiederemo alle socie artiste di produrre opere per questa passeggiata del marinaio, ecco, che rimarrà a futura memoria di un lavoro di donne. L'Associazione FIDAP ha chiesto di intervenire direttamente con un gruppo di artiste che fanno parte dell'associazione. Questo progetto è stato tenuto per diversi anni nel cassetto, ritirato fuori in questi ultimi tempi perché, diciamo, i nostri obiettivi, le nostre finalità si sono coniugate perfettamente in un momento particolare in cui l'amministrazione anche aveva deciso di migliorare questo percorso. Il getto in calcestruzzo era rude, non finito. A fine dell'estate 2015, parlando con il sindaco, si è scoperto un materiale che aveva le sembianze della sabbia, della spiaggia, un materiale che viene impastato con la resina che serve per fare queste pavimentazioni. Ci è piaciuto e da lì è nata l'idea di fare un progettino proprio per realizzare questa finitura della pavimentazione della passeggiata. Poi nel corso dei lavori, prima di iniziare i lavori per fortuna, è venuta fuori l'idea di arricchire questa pavimentazione che nel nostro progetto era monocolore, quindi uniforme da cima fino in fondo. Un'idea che era venuta fuori da input di Talani e anche dell'associazione FIDAPA, un pesce, un nastro che doveva seguire il cammino durante gli 800 metri e una serie di stazioni, diciamo, di posti dove uno si fermava, sostava durante il percorso. Interpretare dei disegni a mano libera non è per niente semplice quando poi c'è bisogno di andarli a mettere sul posto, per cui una linea disegnata a mano ha avuto bisogno ovviamente di essere reinterpretata. Colore scelto da Talani è questo azzurro, che è praticamente una mescola di inerti artificiali naturali per cercare di ottenere al massimo il risultato anche estetico migliore. Ho inventato, divertendomi, il pesce Virgilio, ecco, questo pesce che da buon Virgilio ci accompagnerà fino alla statua, oppure anche fino alla stazione. La prima, la seconda, ci accompagna dove ci pare, insomma. Quest'idea è nata proprio dalla volontà di valorizzare tutto quello che è la nostra realtà, il nostro territorio, il nostro comune. Mi piace proprio sottolineare che l'iniziativa è nata dalla sezione San Vincenzo Val di Cornia, ma abbraccerà un po' tutte le sezioni d'Italia, ci saranno eventi, ci saranno incontri. Quello che abbiamo fatto per ricreare le stazioni è stato semplicemente di riempire lo spazio che era libero tra il cordice metalmato e la massicciata per un'altezza che non supera i 40 cm. Abbiamo stabilito che era una dimensione giusta, 2 metri all'incirca come stazione, e il nastro parte da qui, si accosta alla stazione e poi segue il suo cammino. All'interno della stazione c'è un riquadro che in questo momento è una dima in legno predisposta per un'opera d'arte. La gente ha bisogno di riconoscersi,
perché spesso si guarda e non si riconosce. La gente ha bisogno di sentirsi unita sotto un unico ombrello, e gli ombrelli del mondo sono sempre stati simboli, sempre, da sempre. Un ringraziamento al maestro Talani, che ha prestato la sua opera, ha dato lo spunto perché avvenisse questa significativa iniziativa. Un grazie anche all'amministrazione comunale. Grazie all'aiuto degli artisti, grazie all'aiuto dei tecnici e a questo progetto veramente significativo per San Vincenzo proposto da FIDAPA. Che dire, vogliamo offrire qualcosa di nuovo ai nostri turisti e soprattutto avere anche per i nostri San Vincenzini uno spazio sul mare qualificato e anche che abbia una sua caratterizzazione. L'identità di San Vincenzo si riconosce nel mare, la passeggiata del marinaio sta in questa identità. Durante il corso dei lavori, purtroppo, la durata prevista per gli stessi si è un po' allungata a causa della cattiva stagione, le piogge hanno interrotto più volte i lavori e quindi si sono allungati oltre il previsto, però alla fine poi il risultato finale credo che sia comunque meritevole. Cominciati i lavori, c'è stata una mareggiata che ha rovinato parte dei lavori e ha costretto a riazzerare e a ripartire da capo. Sono quegli eventi naturali che sì sono presenti normalmente sui cantieri esterni, ma che sono molto più forti e molto più sensibili in questo ambiente. Sono impiegati due tipi di resine diverse. In una viene impiegata una resina che va a impastare il granelli e quindi rimane drenante tra loro. È una resina poliuretanica assolutamente non ingiallente e si impasta con l'inerte, quindi forma un'amalgama. L'inerte diventa brillante perché viene inglobato dalla resina. Sul camminamento invece viene poi stesa una resina, sempre una resina poliuretanica ibrida molto particolare, che andrà a bloccare l'inerte. Quindi l'inerte che rimane sul camminamento è un inerte che a vista sarà naturale, così come si presentano le rocce intorno al camminamento stesso. E questo cioè contribuisce a dare una naturalezza, se mi si permette il termine, anche un po' al tutto. Questi sono spessori un po' esagerati. All'alzata, lì, davanti. Carrellino mezzaluna. Cioè il massimo, perché sennò poi. Intorno alla statua del marinaio ci sono dei piccoli pesci. Praticamente sono ancora delle icone di Talani che si ripetono anche non solo alla statua del marinaio ma anche alle sei stazioni. Io i pesci li metto sempre nei miei quadri, l'ho sempre messi, non sono poi pesci da mangiare neanche da pescare, sono ancora simboli, sono forse qualcosa da trovare, sono una speranza, sono un mistero, perché non c'è cosa più misteriosa di un pesce, perché se non avessi mai visto un pesce non saprei immaginarlo, ma nessuno, perché una forma così strana, è l'unico animale, si può dire, inimmaginabile, a meno che tu non l'abbia già visto. Quindi è un mistero profondo. Sta in un posto ancora più misterioso, che è il mare, e più mistero del mare non c'è, ma il pesce è silenzio. E quindi è giusto che un accompagnatore silenzioso ti porti in silenzio verso, diciamo, questa passeggiata bellissima in mezzo al mare. L'attenzione che abbiamo dovuto seguire era quella di non andare a modificare, diciamo, con dei segni troppo pesanti quello che già era un ambiente che di per sé funzionava.
chi va al marinaio ha uno scopo, lo scopo di starsene almeno un momento sereno, perché è un momento quello che ti devi prendere, non ci vai per forza. Questo fu il motivo che io forzai quella posizione, quel posizionamento, andando contro certe prime proposte che non la volevano lì ma la volevano in piazza. In una piazza sarebbe diventato un monumento e io invece sono contro il concetto del monumento. Io volevo diventasse un simbolo, ma non ci furono grandi problemi una volta spiegato il perché. E quindi è il simbolo di uno stato d'animo. Guarda lontano, guarda verso il mare, dal mare viene la vita, dal mare si va e si arriva tutti, dal mare arriva la storia, dal mare arrivano misteri, e quindi è un viaggio anche quello, guarda verso un infinito e quindi verso una speranza. Il tempo che occorre per arrivare fino al marinaio è chiaro che è l'occasione per riflettere, per pensare alle proprie cose, insomma. Allora l'idea è stata quella di aggiungere a questo nastro dei piccolissimi altri segni che non sono altro che delle lancette di un orologio che in realtà non esiste, non è l'orologio normale che tutti conosciamo. Queste piccole lancette sono dei riferimenti, sono dei collegamenti alla nostra memoria. Il nostro paese, tutti abbiamo bisogno di memoria, il nostro paese ha maggior ragione. Le lancette sono rivolte verso la torre, il nostro San Vincenzo era un paese di pescatori, di piccole torri puntuali che si trovavano durante il percorso che si faceva anticamente lungo la costa. La torre di San Vincenzo è rimasta un po' lì inglobata, racchiusa, forse anche un po' dimenticata. Allora questo disegno è a pavimento che non è detto che verrà percepito in assoluto, però è un tentativo di far dialogare il nuovo progetto, il nuovo piccolo progetto con la nostra torre, con la nostra memoria. Nei vari incontri ci sono stati, ognuno ovviamente porta del suo. È venuto fuori che c'era la possibilità di reinterpretare degli spazi nuovi. Mi riferisco alla parte iniziale del percorso del marinaio, dove si trovano già alcuni segni, si chiamano graffiti, si chiamano murales, chiamiamoli come uno vuole, però fondamentalmente è una dimostrazione che ci sono dei luoghi che iniziano a essere un po' vissuti, forse in un modo un po' contorto, ma fatto sta che in quegli spazi ci sono delle interpretazioni. Allora si è voluto ricreare una specie di cornice dove andare a indirizzare questo modo con cui alle volte ci si esprime anche, si parla anche senza bisogno di farlo fondamentalmente. I lavori si sono chiusi da poco, crediamo veramente di avervi dato in qualche modo una vivibilità a questo tratto di mare che veramente in qualche modo nobilita San Vincenzo e il suo vivere con il mare, e speriamo di aver fatto cosa gradita a cittadini e turisti, dandogli la possibilità di guardare anche San Vincenzo in mezzo all'acqua.